Ciao a tutti, io sono Draivano e in questo episodio riprendiamo finalmente la serie sulla storia di Magic, anche perché era rimasta ferma per tipo un mese. Abbiamo parlato del multiverso, abbiamo parlato dei Planeswalker e delle origini dei Guardiani. In questo episodio quindi torniamo dove avevamo lasciato i nostri eroi, ovvero dopo che avevano prestato giuramento dopo aver sconfitto Obnixilis. Dopo che il demone si è dileguato nella cieca eternità, il gruppo di Planeswalker si trova ad affrontare una minaccia ancora più pericolosa, ovvero i due titani, Ulamog e Kozilek, che scorazzano liberi su Zendikar. E infatti, nel video di questa settimana, vi racconterò proprio la prima impresa dei Guardiani, ovvero salvare quel piano. Questa è la storia di battaglia per Zendikar. Buona visione! Dopo essere usciti dalla caverna in cui avevano sconfitto Obnixilis, il gruppo di Planeswalker andò alla ricerca dei superstiti dell'esercito che era stato formato per sconfiggere Ulamog, ma che poi venne completamente mandato in rotta dal risveglio di Kozilek. Poco tempo dopo, i guardiani riescono finalmente a trovare un gruppo di superstiti capitanati da Tazri, e ai quali si era unita anche Kiora, la tritona Planeswalker che inizialmente si era opposta in modo molto testardo al piano di cattura di Ulamog. Dopo la sconfitta però, Kiora si dimostra pentita dell'accaduto ed è pronta a collaborare veramente con i guardiani per il bene di Zendikar. Così, una volta riuniti, Jace cerca di improvvisare un nuovo piano, sempre però tenendo a mente le parole dello spirito drago, Ugin, riguardo agli Eldrazi. E all'improvviso ebbe un'idea. Se i titani erano semplicemente delle manifestazioni fisiche degli esseri presenti nella cieca eternità, invece di essere intrappolati nel piano, potevano anche essere trascinati dentro forzatamente per manifestarsi completamente nella loro forma fisica, e da lì potevano essere eliminati. Il problema di questo piano era trovare un modo per imbrigliare l'energia delle ley line di Zendikar senza l'aiuto della rete di Eri, che era andata distrutta con la liberazione di Ulamog da parte di Obnixilis. E comunque tutto questo ragionamento era solo una teoria campata in aria da Jace, quindi forse neanche Ugin avrebbe saputo dire se quel piano avrebbe avuto successo o meno. Però purtroppo per i Guardiani era la loro unica possibilità e quindi accettato. Il piano era questo: visto che gli Eldrazi erano attirati dall'energia e dalla vita, tutti i superstiti dell'esercito si sarebbero concentrati per attirarli come un'esca. Metà delle truppe avrebbe attirato Ulamog, capitanati da Chandra, mentre l'altra metà, con alla testa Gideon, si sarebbero occupati di Kozilek. Il punto di arrivo era più o meno lo stesso in cui era stata posizionata la rete di Edri poco tempo prima. Infine, un piccolo gruppo di soldati avrebbe protetto Jace e Nissa durante il lancio della magia che avrebbe dovuto imbrigliare gli Eldrazi. A guardargli le spalle ci sarebbe stata anche Kiora, che con il potere del suo vidente sarebbe riuscita ad avere l'oceano dalla loro. La prima fase del piano funzionò e le due metà riuscirono a ricongiungersi di fronte al posto in cui era stata posizionata la rete di Edri, attirando i due titani. Poco dopo, i titani si manifestarono completamente. I cieli di Zendikar vennero oscurati da masse tentacolari e placche fluttuanti che si estendevano da un orizzonte all'altro. A quel punto tutti i presenti ebbero quasi l'impressione che non erano gli Eldrazi ad essere stati intrappolati su Zendikar, quanto il piano stesso ad essere al cospetto di questi colossi. Oltre quello, persino Zendikar sembrava rigettare questa connessione che era stata creata con i titani. Infatti arrivarono improvvise sferzate di vento potenti quanto uragani, ci furono terremoti e le acque del mare erano in subbuglio. Insomma, era come se sull'intero piano ci fosse una delle più devastanti manifestazioni del torbido mai avvenuta. E come se non bastasse, a un certo punto cominciò a piovere. Ma non acqua, piovevano Eldrazi. In quel momento tutto era sprofondato nel caos e Nissa cercava con tutte le sue forze di mantenere questo collegamento che aveva con il piano. E a quel punto Kiora realizzò che l'unico modo per distruggere i titani era quello di distruggere il piano stesso con loro. Perciò decise di mettere nuovamente i bastoni fra le ruote al piano dei guardiani, minacciando di uccidere Nissa se non avesse lasciato andare gli Eldrazi. Inizialmente Jace si oppose, cercando di proteggere Nissa dagli attacchi furiosi di Fiora. All'inizio Jace si oppose, cercando di proteggere Nissa dagli attacchi furiosi di Kiora, ma poi anche lui comprese il destino a cui stavano andando incontro e quindi decise di permettere a Chandra di fare ciò che lei aveva proposto fin dall'inizio, ovvero provare ad incenerirli.
Così la responsabilità di tutto passò all'improvviso sulla piromante, che provò a scagliare una fiammata con tutte le sue forze per distruggere i titani. Ma nonostante l'enorme sforzo, ovviamente la cosa non fu sufficiente e la speranza che c'era in Chandra stava pian piano svanendo, quando ad un tratto lei sentì una mano sulla spalla. Era la mano di Nyssa che, attraverso il contatto, l'aveva collegata a Zendikar e alle sue leyline, mettendole a disposizione tutta l'energia del piano. Così, con un'esplosione accecante e un'onda d'urto a dir poco spaventosa, gli Eldrazi vennero colpiti. Il cielo, che prima era occupato dalla loro immensità, adesso era occupato e oscurato dalla cenere. Anche se quell'incubo sembrava terminato, nei giorni seguenti non ci furono festeggiamenti o simili, perché per tutti era arrivato il momento di tornare alle proprie case e ricominciare a costruire e di cacciare e sterminare gli ultimi Eldrazi rimasti sul piano. E fu proprio nei giorni successivi alla battaglia che Ugin fece visita all'accampamento dei superstiti. Lo spirito drago non fu molto contento di scoprire che gli Eldrazi erano stati eliminati e inoltre ricordò a Jace e agli altri che c'era ancora un titano in circolazione che aveva lasciato il piano molto tempo prima, Embrakul. Così Jace decise di andare alla ricerca dei vecchi alleati del drago, Nairi e Sorin, per capire che fine avessero fatto e per chiedergli aiuto contro Embrakul. Per fare questo, naturalmente, si diresse sull'ultimo piano in cui erano stati avvistati Innistrad. La baia in cui erano stati posizionati ieri, giorni addietro, era diventata una valle e adesso, oltre alle cicatrici lasciate dalle scie di distruzione di Kozilek e Ulamog, vi era anche un segno dell'incantesimo di Nyssa, che riprendeva appunto le intersezioni delle ley line del piano e sul quale in poco tempo cominciarono a germogliare le piante che avrebbero dato vita alla nuova Zendikar. Beh, ce l'abbiamo fatta, finalmente abbiamo ripreso anche con i capitoli della storia, spero che questo video vi sia piaciuto, se così vi ricordo di mettere mi piace qui sotto e se volete rimanere aggiornati sulle mie attività potete iscrivervi al canale, mettere mi piace sulla pagina Facebook e seguirmi su Twitch e su Instagram. Mi trovate dappertutto come Draivano, quindi non potete sbagliarvi. Ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video sulla guida di Arena e un nuovo video sulla guida in generale di Magic. E tra poco arriva anche lo speciale da 300 iscritti. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao ciao!